Il suo coraggio, il suo impegno nel sociale, il suo amore per la pace, che forse si portava dietro dalla morte dei suoi due fratelli maggiori caduti in guerra, gli valsero la nomina a presidente nazionale del movimento Pax Christi. Era il 1985. Quell'anno avrebbe segnato l'inizio di tante battaglie di respiro mondiale in favore della pace, ma anche di tante incomprensioni e amarezze. Cominciò dalla sua terra, la Puglia. 10.000 ettari di terreno, 10.000 ettari della nostra Murgia barese, con una delibera del 1983, sono stati sottratti, diciamo, no, all'agricoltura, ai contadini, per essere destinati a mega poligoni di tiro. Allora, capite che cosa sta succedendo nella nostra Puglia? Ecco, qui cominciamo a dire Puglia, manco Italia più. Nella nostra Puglia, che cosa sta succedendo? Stiamo constatando veramente che si sta andando avanti ad una militarizzazione progressiva. 10.000 ettari di terreno che vengono sottratti all'agricoltura per essere destinati a mega poligoni di tiro non sono altro che il ribaltamento del sogno di Isaia, il quale diceva: forgeranno le loro spade in vomeri, le loro lance in falci, e non si eserciteranno più nell'arte della guerra. L'anno scorso, prima di questo documento dei sette vescovi, perché questo è molto importante che siano stati i sette vescovi, si alzarono insieme, era stato scritto anche un altro documento, una lettera, l'avevo scritta io, però l'hanno firmata 12.000 persone, una lettera scritta ai consiglieri regionali della nostra Puglia e inviata ad uno. Poi questa lettera è stata sottoscritta da 12.000 persone, sono stati portati pacchi così alla regione. Poi fu la volta dei 72 cacciabombardieri F-16 americani, sfrattati da una base spagnola. Circolava con sempre maggiore insistenza la voce che gli aerei militari sarebbero stati destinati a Gioia del Colle, in provincia di Bari. Nuovamente Don Tonino ricompattò i vescovi della provincia. Si unirono alla loro voce anche i vertici di tutte le associazioni cattoliche nazionali. Neanche quei cacciabombardieri trovarono diritto di cittadinanza in Puglia. Ma le iniziative di Monsignor Bello e di Pax Christi cominciavano a dare fastidio molto in alto. Qualcuno bussò anche alle porte del Vaticano. E così accadde che il cardinale Poletti, in quel tempo presidente della Conferenza Episcopale Italiana, gli inviò una lettera che lo invitava ad evitare pronunciamenti affrettati, dottrinalmente non accertati. In altre parole, a limitarsi nelle prese di posizione nel campo politico-diplomatico. Ma neanche una porpora romana può intralciare il cammino della pace. A ridare nuova carica a Don Tonino, a ottobre di quell'anno, fu il grande raduno di Verona dei beati costruttori di pace. Nell'arena, davanti a 10.000 giovani, alla presenza di uomini di Dio come David Maria Turoldo e come Ernesto Balducci, Don Tonino accese nell'uditorio la speranza in un'utopia. È un popolo sterminato, quello invisibile della pace, è un popolo sterminato che sta in piedi, perché il popolo della pace non è un popolo di rassegnati. In piedi, quindi, costruttori di pace, sarete chiamati figli di Dio. Da Roma tornarono alla carica, lo convocarono nelle stanze dei palazzi apostolici. Così, per amore verso la Chiesa, fu costretto a ridurre la sua presenza alle manifestazioni dei pacifisti. Ma ben presto l'incalzare degli eventi lo costrinse a tornare in prima linea. Era il 1990. Saddam Hussein aveva invaso il confinante emirato del Kuwait. Il mondo intero era in apprensione. Si temeva che il dittatore iracheno potesse diventare il signore incontrastato del petrolio. L'ONU e la comunità europea decretarono l'embargo economico. Aerei, navi e soldati raggiunsero il Golfo e circondarono l'area del conflitto. Don Tonino scrisse due lettere ai parlamentari italiani, ma non ottenne nulla. Anche l'Italia mandò i suoi uomini in Medio Oriente. Anche loro attesero lo scadere dell'ultimatum delle Nazioni Unite, che avevano minacciato l'intervento armato se l'Iraq non si fosse ritirato dal Kuwait. E fu guerra. In quei 41 giorni, Don Tonino fu un vulcano di iniziative. Per far tacere quelle armi, non esitò a sfidare i nostri governanti, anche con vere e proprie provocazioni. Anche in questa circostanza non fu capito. Solo alcuni mesi dopo, a bilanciare queste amarezze, sarebbe intervenuto un conforto autorevole.
Nel 1992 i vescovi pugliesi si recarono a Roma per la visita ad Limina dal Papa. C'era anche Don Tonino, benché già provato dalla malattia. Al termine dell'udienza il Santo Padre volle parlargli da solo. Giovanni Paolo II lo trattenne per un quarto d'ora per incoraggiarlo, per dirgli: continui così.